È incredibile, ma purtroppo vero, il governo è completamente fermo. Pensate che a gennaio la Camera ha dedicato 41 minuti all'attività legislativa. Neppure la miseria di una legge sono riuscita ad approvare in 30 giorni. E a dicembre sono state 5, ma 4 erano conversioni di testi già approvati, tutte emergenze e disastri. Giusto per fare qualche confronto, nello stesso periodo l'Inghilterra ha ratificato la Brexit. In Francia l'Assemblea nazionale ha varato 18 leggi. La colpa è del governo che al Parlamento non offre stimoli, ma piuttosto produce solo lunghissimi e inconcludenti vertici di governo. L'ultimo decreto legge in fase di conversione è il decreto che ha aggiunto un posto a tavola, disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca. C'è un paese paralizzato al cui il governo non pensa affatto. O meglio, a qualche cosa pensa, alle poltrone, perché Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi a quelle ci tengono e molto. Il Conte bis in fondo si basa su due ingredienti facili facili, il nemico Salvini e la gestione del potere. Marzo e aprile saranno mesi importantissimi. Ci sono da rinnovare i posti chiave in Eni, Enav, Poste, Leonardo, Monte dei Paschi di Siena, Agicom, Garante per la Privacy, agenzie fiscali e altre società di Stato. Le poltrone in tutto sono più o meno 400. L'ambizione di Conte è diventare il punto di riferimento di questa rete di poteri. E pensare che il Premier ha più volte ribadito la necessità di un vertice di maggioranza. Non sono disposto a vivacchiare, diceva. Parlava di roadmap, provvedimenti, grandi riforme per ridare slancio al nostro paese. Un'Italia, diceva, da troppo tempo depressa e rassegnata. La verifica c'è stata, ma assolutamente inconcludente. Conte è sempre più ridicolo, attaccato con la colla alla poltrona. Il paese però non può più aspettare, devono andare a casa il prima possibile. Vogliamo le elezioni subito.